Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo video reaction. Oggi reazione ad un fan film di Nazume Eleven, al trailer di un fan film. Non si tratta però del fan film a cui avevo reagito tempo fa, quello è ancora in produzione, non so di preciso quando uscirà. Si parla comunque di fine 2022-2023, non lo so. Ad ogni modo, questo è un altro film e si chiama Inazuma Eleven e il ritorno degli dei demoniaci. Fantastico. Quindi mettiamoci le cuffie e vediamo sto trailer. Ma ci mancherebbe che Level 5 fosse affiliata a un progetto fan. Non penso che nessuno lo farebbe a parte Sega che ha bisogno di soldi per Sonic, che se no non riescono a fare un buon lavoro. Sono entrato dentro una porta. I nostri antenati vogliono dirci qualcosa. Un qualcosa che gli è stato tramandato da qualcuno. Qualcuno che non conoscono nemmeno loro. Tutto ciò che ho visto dentro quella porta potrebbe far cadere religioni, miti e leggende. Fermo un attimo. Questo personaggio, Shadow, è il personaggio meno apprezzato da Level 5, ma più amato, tra i più amati, dai fan. Io non capisco perché Level 5 lo abbia messo come macchietta nel primo Inazuma Eleven, nel secondo tu non sai neanche chi è nel secondo. Partendo dal gioco, tu non hai idea di chi sia Shadow. Lo trovi contro la squadra finale. Ok, quindi chi è? Ma proseguiamo. Scappate! Stanno distruggendo tutto! Chi è? Non so chi è quello, ma non capisco chi è che sta distruggendo tutto. Minaccia dell'uomo. Oddio mio, ma cosa sta succedendo? Peabody. Ecco, nuove tecniche micidiali è quello che più mi interesserebbe vedere, effettivamente. Tornado di fuoco! Grande illusione! Dei vecchi, ma le nuove? Difesa di ghiaccio! Ancora vecchio. È finita. Non ci sono nuove. È finita per l'essere umano. Ma guarda, è da tempo che è finita, esseri veramente. Umani. Scimmie semievolute. Madonna. Vi riduco a carne da macello. Punizione divina! Ma così cattivo, Sahel, perché? Incazzatissimi! Ma... ma così, no, no, non puoi farmelo finire così. Ma incazzatissimi proprio. Cioè, è entrato Sahel con quella voce. Cioè, wow. Allora, un po' di incertezze. A parte il doppiaggio che, vabbè, amatoriale, nulla da dire. Ma la fluidità nelle animazioni che viene un po' a mancare. Diciamo che questi qui, essendo Tracer, o presunti tali, o sono comunque copiati, potevano anche imbrogliare, ma non l'hanno fatto, calcando pari pari i frame che avevano nell'anime. Non l'hanno fatto, secondo me, più per correttezza. O se ci hanno provato gli è uscito male. Comunque no, penso che non l'abbiano fatto, vero? Per correttezza verso quelli che poi guarderanno i film, perché gli presenta... È come un po' Kingdom Hearts 3, vi ricordate? Non so se l'avete mai visto il trailer di Kingdom Hearts, all'Expo del 2013, se non erro, presentarono un'animazione in-game fluidissima, che si rivelò poi essere ovviamente falsa. Ci fu una polemica di qualche giorno, perché è falsa? No, chi è vera? No, è falsa! È vera, era falsa. E loro, giustamente, che hanno fatto... Non possiamo confezionare un trailer importante e poi presentare una fluidità che non sta né in cielo né in terra. Quindi, sotto questo punto di vista, un po' di incertezza, ma dato che dovrebbe uscire nel 2023, c'è tempo per recuperare. No? 2023, c'è ancora tempo per migliorare comunque il tutto. La cosa però che più mi ha fatto piacere sentire... è Sahel. Esseri umani. Scimmie semievolute. Vi riduco a carne da macello. Incazzatissimo Sahel, senza motivo.
e poi moriamo. Per esempio, io vedere Shadow così mi sembra cresciuto rispetto a allo Shadow adolescente. Tranne che però per i nostri personaggi che già conosciamo. Tipo Axel è un ragazzino, Sean è un ragazzino, Peabody è un tutti ragazzini. Tra le altre cose ho notato che potrebbe essere semplicemente disegnata così, ma la spilla dovrebbe rappresentare la Terra? Credo, non capisco bene se dovrebbe rappresentare la Terra, ma sembra di sì. Se lo è, potrebbe essere perché loro in questo momento stanno rappresentando la Terra contro la minaccia demoniaca. Comunque sia, niente, l'unica incertezza, perché sui disegni io non mi esprimo mai, ognuno sinceramente può adottare lo stile che vuole. Un po' di incertezza sulla fluidità, per il resto, boh, il doppiaggio di Sahel è il migliore, non posso dire altro, è lui. Quindi alla fine l'unica cosa che direi di dare un attimo uno sguardo sono la fluidità, per il resto ci sta tutto. Anche se preferivo vedere un nemico diverso. Diciamo che è facile prendere un nemico già esistente e farlo tornare. In questo periodo in Zoom Eleven prendiamo tutto quello che ci può dare, che ci possono dare i fan, che ci può dare Level 5, purtroppo. Tutto va bene tutto. Ad ogni modo, se volete andare a dare un'occhiata al trailer, il titolo è questo qui. In descrizione trovate sempre i link di Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.